Nell'ultima gara della stagione regolare la Massese scende in campo a San Colombano sul Lambro, i locali sono già salvi, la Massese cerca il treno, il pass per i playoff. Queste le formazioni scelte dai due tecnici, Massese in campo con Tognoni, Menicagli, Zambarda, Rosaia, Parenti, Miglianti, Remorini, Ceciarini, Falchini, Vignali e Tosi. Dall'altra parte la squadra allenata in panchina da Giorgio Lerza al posto dello squalificato Tassi, in campo con Soffientini, Cerri, Dal Cerri, Salvini, Marchi, Baraldo, Albertini, Bianchi, Brega, Odi e Arbit. Dirige la gara Andrea Capone di Palermo. Comincia bene la Massese con un destro alto dopo un minuto di Rosaia, al terzo bianconeri avanti con una deviazione sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Tosi dello stesso Rosaia che porta in vantaggio i bianconeri. Poco dopo al quinto destro di Ceciarini fuori dallo specchio della porta, al settimo viene annullata una rete ai padroni di casa per un fuorigioco piuttosto dubbio. All'ottavo minuto di gioco la gara prende una svolta importante, c'è un calcio di rigore a favore della Massese, viene tirata in aria Parenti ad opera di Marchi, nell'occasione il difensore che secondo Capone nega una vera cosa in rete viene espulso, dal dischetto va Falchini, palla in rete e la Massese va sul 2-0. Al ventesimo altra occasione per Falchini che non riesce a fare il pallonetto al portiere avversario, bravo Soffientini a chiudere nell'occasione. Al 25esimo punizione per la Massese, traversa colpita da Tosi. Al 35esimo pericoloso Andrea Vignali con un tiro che attraversa tutta l'area di porta e termina sul fondo. Al 42esimo destro in controbalzo da limite dell'area di Ceciarini, palla di poco alta. E con le immagini passiamo alla ripresa che si apre con una conclusione di Odi che si stampa sul palo. Al quinto è Bianchi a provarci da limite dell'area. Tognoni respinge con i pugni. Al 21esimo Vignali chiama la parata il portiere locale. Al 30esimo il solito Vignali salta un paio di avversari ma al momento della conclusione non inquadra la porta. Al 38esimo Odi con una conclusione dall'interno dell'area sigla la rete del momentaneo 1-2. La palla passa sotto le gambe di Tognoni, colpevole nella circostanza. In pieno recupero la Massese trova la rete del 3-1 finale con Remorini. La Massese chiude la stagione al terzo posto della classifica, ma in virtù degli scontri diretti i bianconeri a pari merito con il Termal Ceccato scendono al quarto posto e affronteranno proprio il Termal Ceccato domenica prossima nel primo turno dei playoff sul terreno di Abano Terme.